Achille era appena maggiorenne. Tuttavia, nonostante la sua giovinezza, era già conosciuto come il miglior guerriero della Grecia. Achille era il figlio del re Peleo di Tessaglia e di Teti, una divinità del mare. Il mito raccontava che fosse invulnerabile. Da bambino sua madre lo aveva immerso nel fiume sacro Stige. Grazie a questo rituale sarebbe stato protetto dagli dei. Il suo unico punto debole era il tallone, che non aveva toccato l'acqua del fiume sacro. Achille crebbe e insieme al suo fedele amico Patroclo fu addestrato dal centauro Chirone, il famoso addestratore di eroi, per diventare il più grande guerriero del suo tempo. I greci erano ormai pronti per la guerra, ma il re Agamennone sapeva che gli elleni non sarebbero partiti per Troia senza il loro più grande eroe. L'indovino Calcante aveva predetto che senza Achille tra gli Achei, la vittoria a Troia sarebbe stata impossibile. Odisseo, venuto a conoscenza di questa profezia, partì alla ricerca di Achille. L'eroe di Itaca desiderava fortemente il successo di questa spedizione, in modo da poter tornare sano e salvo nella sua terra, dove si sarebbe riunito alla sua amata Penelope e a suo figlio Telemaco. Teti era a conoscenza della profezia che sosteneva che, se suo figlio avesse combattuto a Troia, non sarebbe mai tornato vivo. E sfruttando la sua autorità materna, ordinò ad Achille di nascondersi alla corte del re Licomede. Lì si sarebbe vestito da donna e si sarebbe mescolato alle innumerevoli figlie del re, ricevendo il nome di Pirra. In questa corte viveva anche la principessa Deidamia, la fidanzata di Achille, con la quale aveva già un figlio di 4 anni. Il suo nome era Neottolemo, soprannominato Pirro. Seguendo alcuni indizi, Odisseo arrivò al palazzo del re Licomede, che lo ricevette con grande ospitalità e gli presentò le sue numerose figlie. Tra queste c'era Achille sotto mentite spoglie. Il re di Itaca aveva con sé dei regali per le figlie di Licomede. Sul tavolo mise gioielli, trucchi egiziani, profumi, specchi, seta e una spada. Le ragazze erano entusiaste di vedere i regali. Cominciarono a provare i regali e Odisseo notò che una aveva gli occhi fissi sulla spada. Improvvisamente uno degli uomini di Odisseo corse nel palazzo, gridando che erano stati attaccati dai pirati. Le ragazze urlarono istericamente, correndo nelle loro stanze. Ma Achille afferrò istintivamente la spada e si preparò al combattimento. Naturalmente non c'era nessun pirata. Era tutto parte dello stratagemma organizzato da Odisseo. E in questo modo l'eroe travestito fu smascherato. Achille, vergognandosi di essere stato smascherato, fu contento di essere chiamato a marciare su Troia insieme agli altri eroi greci. Era rimasto nascosto solo per volere della sua madre divina. Achille si congedò dalla principessa Deidamia e da suo figlio Pirro. Questo ragazzino era destinato a raggiungere glorie grandi quasi quanto quelle di suo padre. Achille promise a Odisseo che avrebbe radunato i suoi uomini e si sarebbe unito all'esercito di Agamennone per trovare la gloria davanti alle mura di Troia.